Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. E noi ci siamo incontrati un paio d'anni fa, e io e Gianlivio avevamo già, diciamo, in mente di collaborare, la nostra collaborazione, e abbiamo pensato subito a Nando, per il quale già nutrivamo una stima virtuale che poi si è trasformata ed è, si è evoluta in una stima concreta a livello sia umano che musicale, ed è nato questo progetto il cui nome nasce da una mia idea, Omad Circulum, l'uomo vitruviano, che poi è diventato Cercle Magique, trasformato in francese da Nando Di Modugno. È nato questo nostro album, edito dall'etichetta Salentina 12 Lune, distribuito da IRD, distribuito anche ai nostri concerti, come stasera al Bitonto Jazz Festival, festival bellissimo, organizzato da Emanuele Di Mundo, presso il quale noi abbiamo appunto presentato questo nostro album. Adesso cedo la parola a Gianlivio, che spenderà due parole sulla nostra band. Ciao a tutti. La band Cercle Magique, come ha detto Vincenzo, ha dato alle stampe un disco dal nome omonimo Cercle Magique, uscito per 12 Lune Records. È un disco che contiene 8 tracce, di cui 7 brani originali a firma nostra, più che altro a firma di Nando e a firma di Vincenzo. È una cover di Ralph Towner dal nome Raffish. Siamo molto contenti di questo, siamo contenti di essere qui al Bitonto Jazz, è stata davvero una bellissima esperienza, pubblico molto attento, e passo la parola a Nando per i saluti di rito. Ciao! Ciao a tutti, praticamente hanno detto già tutto loro, posso solo aggiungere, venite ad ascoltarci, se potete comprate il disco, perché sostenete il nostro sforzo, ma anche quello degli altri musicisti, ovviamente. Grazie e buona serata. Un'ultima cosa per chi volesse seguirci: noi siamo su internet, su Facebook, abbiamo la nostra pagina che è facebook.com/Cercle Magique Trio. Cercle Magique Trio. Vi aspettiamo. Ciao. Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.